Cari amici, cari concittadini di Itaxerf, eccoci ancora qui a Villa Sciarra, approfittando di un attimo di tregua di questa piovosa domenica del 12 giugno. E sono qui perché in questi giorni si festeggia la ricorrenza della elezione del sindaco a Tellaps. E potevo lasciare soltanto al cantore Piero Iacono le lodi di questi due anni. Dice infatti il cantore poeta Piero Iacono, già assessore al patrimonio e oggi impennacchiato a qualche cosa della giunta a Tellaps: sono soddisfatto e davvero orgoglioso per il lavoro che questa amministrazione ha messo in campo, un esempio di forza e di unità che non può passare inosservato. Ho sentito tanti commenti negativi in questi giorni, sembrava che ci fossero strani accordi a perdere, eccetera, eccetera, eccetera. Un plauso va anche al grande lavoro svolto dagli uffici e dai dirigenti responsabili, il cui contributo è stato fondamentale. E infatti il contributo è stato fondamentale perché, come vedete, qui c'è un nuovo cancello, nuovo di zecca, perché, ragazzi, parliamoci chiari, qui ai Itaxerf siamo talmente pieni di soldi che quando facciamo una cosa la facciamo per bene. C'era prima un cancello, ecco, che era della stessa natura di queste strutture vecchie, costate 130.000 euro per mettere in sicurezza questo complesso. E il cancello è stato fatto nuovo, nuovo di zecca. Non è ancora motorizzato, non è come quello di Villa Innocenti che è motorizzato ma sta sempre aperto. Oh, naturalmente sta aperto anche qui perché, voi capite, partecipare all'Unione Europea senza frontiere, la libertà di movimento. Grazie ai dirigenti il cui lavoro è stato fondamentale. Marco Di Stefano, dirigente del comune di Itaxerf, ha deciso di spendere 7.500 euro più IVA per motorizzare questo cancello. Il 27 aprile è sparito il vecchio cancello, chissà che fine avrà fatto. Ora c'è questo nuovo, dal 27 aprile, subito dopo la festa Antifa, di cui nessuno sapeva nulla in consiglio comunale, anche di questo nessuno sapeva nulla. Ma grazie, come dice il cantore Iacono, ai dirigenti responsabili, ecco qui, c'è questa realtà in fieri, non è una realtà di fatto, è una cosa a venire. 27 aprile, fra 11 giorni facciamo due mesi per motorizzare un cancello. Poi vedremo a cosa servirà. Intanto, il dirigente che ha probabilmente, come il Papa, motu proprio deciso questa cosa che non sapeva nessuno, neanche Sua Eccellenza Vincenzo Casagrande ne era a conoscenza, come non erano a conoscenza il Presidente del Consiglio Comunale Ercole Zangrilli, l'assessore ai parchi urbani Simone Carboni della festa che qui si teneva. Ecco, il dirigente Marco Di Stefano ci facesse perlomeno sapere che fine ha fatto il vecchio cancello.
perché sapete, mi potrebbe sempre essere utile, casomai se non sa dove portarlo, lo portasse a casa mia. Evviva il bidegno! Viva il bidegno!